questo oggi abbiamo deciso di comparare i due modelli di punta di Garmin che si utilizzano per il running, per lo sport, per la piscina e per molti altri utilizzi di sport che possiamo fare. I modelli sono il Vivo Active HR e l'altro modello è il Forerunner 235, quello che vediamo a sinistra con lo schermo rotondo. Entrambi hanno uno schermo veramente di qualità, dove possiamo vedere sia al sole sia al buio i vari dati informativi che ci danno i due orologi. Entrambi sono molto sportivi, si possono anche sostituire i cinturini così da avere un design leggermente differente dal normale. Il modello Vivo Active e HR, quello che vediamo a destra, ha un touchscreen, mentre il modello 235, quello che vediamo a sinistra, non ha il display touchscreen. Entrambi hanno un rilevatore di battito cardiaco con, se non sbaglio, 3 sensori, sono veramente precisi. Mostrano entrambi sul display un riepilogo settimanale, così da avere le informazioni senza accedere dallo smartphone o dal computer, per esempio. I grafici sono bellissimi, come vengono mostrati a colpo d'occhio si vede quando abbiamo avuto dei picchi e quando comunque ci siamo rilassati. Qui possiamo vedere la situazione meteorologica, è ben strutturata, ci dà le informazioni giornaliere o settimanali, le massime, le minime, le percentuali in caso di pioggia, sono molto utili e graficamente anche abbastanza piacevoli. Qui, per ritornare alla schermata principale, naturalmente le schermate principali possono essere sostituite su entrambi. A differenza del cinturino, di cui il Vivo Active sinceramente non ci è piaciuta, è molto largo come cinturino, forse se si ha un polso leggermente più grande del nostro anche sta bene, mentre per quanto riguarda il Garmin 235 è un cinturino, come possiamo vedere, molto più fino e molto più piacevole al polso. Qui ci sono le schermate per attività che decidiamo di fare. Possiamo vedere per il Vivo Active l'opzione di attivare Urbana Bike, piscina e golf, mentre per quanto riguarda il 235 è leggermente più limitato a run, bike ed altri sport. Se non sbaglio non ha il golf, però per quanto riguarda la funzione di corsa, il 235 ti permette di avere delle ripetute sulla corsa, diciamo è molto più adatto per chi effettua giornalmente sport e corsa. Il GPS abbiamo notato che per entrambi è molto facile l'acquisizione e possiamo rimanere veramente soddisfatti di entrambi i modelli. Diciamo forse il Vivo Active non ci è piaciuto molto per quanto riguarda la parte, diciamo, estetica dell'orologio,
però per quanto riguarda le funzioni, sono entrambi dei smartwatch o Fitness Watch, o chiamiamoli come volete, entrambi molto precisi e fanno il loro dovere veramente bene, a differenza di altri modelli o altri brand. Qui possiamo vedere la funzione di salvataggio o se decidiamo di non salvare l'attività che abbiamo effettuato. Purtroppo il Garmin 235 non ha il touchscreen, ma diciamo può piacere o non piacere la cosa. Sinceramente noi ci siamo trovati bene con entrambi. Passiamo ora alla misurazione del peso. Entrambi i Garmin possiamo dire che sono veramente leggeri. Diciamo che forse il 235 si sente di meno. Allora, vediamo qui 47 grammi per quanto riguarda il Vivo Active, mentre il 235 pesa 41 grammi. Effettivamente al polso il 235 sembra molto più leggero del Vivo Active, ma entrambi insomma fanno il loro lavoro. Vi ringrazio di aver visto il video, seguiteci.